Eccoci. Eccoci qua, ciao Carlo, ciao Aldo, Ciao. manca Andrea che sta al frantoio a fa l'olio, buono, e quindi andiamo noi tre. Allora, Aldo e Carlo con Andrea Ichino, li conoscete. L'altra volta apparse anche Andrea a un certo punto della registrazione, stava nei campi, questa volta non apparirà. Sono ritornati, l'hanno fatta di nuovo, hanno continuato i lavori di ricerca che abbiamo discusso tarda primavera, se non mi ricordo se era primo maggio, in cui cercano di stimare un po' il trade-off tra costi sociali, socio-economici di varie forme di varie intensità di lockdown e guadagni percepibili in termini di contagi e mortalità in particolare. E niente, continuando su questa linea di lavoro, sono usciti negli ultimi giorni con articoli prima sulla Voce, no? Se non sbaglio. Prima sul foglio. Poi oggi ne ha parlato, credo che fosse un articolo su Repubblica ieri o l'altro ieri. Sì, un articolo sul Corriere, un pezzo l'ha riferito anche sul Sole 24 Ore, quelli che ho visto io. La loro idea è un'idea che su questo canale avete sentito già altre volte, però ho provato ad articolarla un po' meglio. Adesso io farò la parte del cattivo, cercherò di spingerli. E la loro idea è, guardate, siccome... beh, la lascio raccontare a loro l'idea. Dai, Carlo, che di solito parla Carlo, vai. poco, do la parola a Carlo, No, che è il più grazie. quieto dei tre. L'idea è partita da un progetto che appunto valutasse sia l'aspetto epidemiologico che l'aspetto economico della questione. E siamo partiti da un modello epidemiologico base, abbiamo cercato di capire come questo modello poteva essere arricchito per diventare più realistico, no? E la prima cosa che uno vede dai dati è la distribuzione impressionante per età di tutte le caratteristiche del virus, che vanno dalla sintomaticità all'intensità dei sintomi fino alla mortalità, e correlata alla mortalità il fabbisogno di cura in terapia intensiva, no? E se si pensa ai dati per l'Italia, l'evidenza è striking perché siamo sopra i 35.000 morti e sotto i 30 anni siamo sotto la cinquantina, sotto i 50 anni siamo sotto 500. E quindi una delle caratteristiche di questo morbo è che è una differenza di intensità per età. E questa differenza di intensità per l'età ha anche delle implicazioni economiche importanti, perché diciamo che le persone che sono per natura più colpite dal virus sono quelle meno coinvolte nell'attività produttiva. E quindi quando uno cerca di disegnare una politica che tenga conto sia dell'aspetto epidemiologico che quello economico, e quindi cercare di disegnare, il nostro scopo era cercare di quantificare qual è il costo in termini di PIL perso, di produzione persa, quando si vogliono salvare vite. Dopodiché l'idea era di offrire un menu e chi decide sapeva esattamente i termini del trade-off, no? E quello che esce è che politiche che sono, diciamo, che coprono le classi più suscettibili, e quindi politiche differenziate sia per età che per settore produttivo, perché oltre al fatto dell'età c'è anche un altro fatto, che se alcuni settori produttivi sono più a rischio di altri. È ovvio che, non so, quello che mi viene in mente immediatamente, pensate a health contro l'agricoltura, eh? Cioè quello che conta è la densità della popolazione lavorativa nel settore particolare. E quindi queste politiche caute, che possono essere disegnate in diversa maniera, hanno un grosso vantaggio in termini di vite risparmiate, e minimizzando il costo in termini di PIL perduto. Quindi notato è che consistentemente, diciamo, un modello che sia multisettoriale, tenga conto di questi fattori, dà come output naturale una policy differenziata per
classi di rischio. E quello che noi abbiamo notato è che quando siamo usciti la prima volta con i risultati delle simulazioni, c'è stata una grandissima opposizione a considerare le politiche differenziate per età, mentre quelle differenziate per settore sostanzialmente erano ritenute accettabili e si pensava più a come implementare, diciamo, tecnicamente questa cosa. Le politiche differenziate per età c'è stata un'opposizione grossissima, ma su argomenti. Mutazioni che è estremamente rilevante, che viene confermato da tutti i dati che continuiamo ad avere Sì, no, sono d'accordo, io partirei da lì, io direi che quello che è e quindi successo. secondo me il problema. Scusa, prego, Vai, no, prego. No, dicevo, partirei da lì avevo finito, quindi. per la seconda domanda, e cioè, anch'io sono stato fra quelli, quando i dati hanno reso evidente questa enorme diseguaglianza o variabilità o differenza nell'impatto del virus per gruppi di età e poi quando si è guardato meglio in realtà per patologie preesistenti, la reazione di massa a chi lo faceva notare era che eravamo dottor Mengele e che questo era immorale, che non si poteva dire, che eravamo tutti uguali di fronte alla morte, di fronte alla malattia, cioè, che è retorica buona per talk show e altre cose, ma è purtroppo una maniera dannosissima proprio invece socialmente, specialmente per i vulnerabili, di affrontare il problema. Io questo me lo sono sentito dire per la prima volta proprio da Crisanti e Merigliano. La prima volta che mi ha raccontato cosa succedeva a Padova, cioè, ovviamente devi dire chi è veramente vulnerabile, perché è quello che devi proteggere particolarmente, con particolare forza. Se fai finta che tutti siano uguali, come si è fatto per lungo tempo, il danno maggiore lo fai a chi è vulnerabile, perché chi non lo è, alla fine la sfanga con alta probabilità. Chi invece è vulnerabile, se lo tratti come gli altri, rischia grosso. Adesso mi sembra che con l'accumularsi dell'evidenza, che ormai è una montagna, stia cedendo. Quindi la risposta che viene, che ho visto anche oggi quando ho fatto un po' di testing su Twitter delle reazioni alla vostra proposta, alla vostra idea, no? Io uso Twitter molto utile su questo, è stato sì, bravi, bella idea, lo sappiamo tutti, in una certa bolla è vero, se ne discute da tempo, però intanto è impossibile da farsi. Perché questi qua stanno suggerendo di fare il lockdown differenziato per rinchiudere a casa o dove sia il 50% della popolazione circa, cioè tutti quelli di età maggiore di 50 anni. Ecco, allora, Aldo, è questa la vostra proposta? Cioè avete in mente questa cosa così un po' sempliciotta di fammo il lockdown, però con la carta d'identità, per cui io devo stare a casa? E invece i miei nipoti no, o è un ragionamento che va un pelino più in là? L'osservazione che ha fatto Carlo, insomma, alla fine motiva dal punto di partenza, poi sul piano operativo si cerca di fare qualcosa di più serio, cioè più. Ci sono diverse questioni. La prima è quale sia la soglia alla quale si indirizza la policy. Noi parliamo di 50 perché il punto è al di sotto di 50 veramente i rischi sono bassi, a meno che tu abbia condizioni cliniche preesistenti. In realtà se si guarda i dati, l'età dopo la quale uno dei parametri critici, cioè la probabilità di morire se sei infettato, comincia a essere notevole. Questa età è intorno ai 65, da 65 in poi. Quindi, per tutte le policy che stiamo discutendo, dobbiamo tener conto dei vantaggi e degli svantaggi, dei cosiddetti trade-off fra salvare vite e disastri economici. Quindi, una soglia alternativa, secondo me più ragionevole, è pensare in termini di 65. Noi abbiamo un intero spettro di policy, di politiche che guardano a diverse soglie. Questo quindi è il primo punto. Il secondo punto è che noi non chiudiamo nessuno a casa per vincolo. Queste policy sono le policy come dovrebbero essere in tutti i paesi civili, in cui si dà la libertà a una persona di decidere quello che fare sulla base delle informazioni che lui ha meglio di tutti sulle sue condizioni specifiche, per esempio se vivi con i genitori o se non vivi con i genitori, se hai
cardiopatie o se non le hai, se hai particolari condizioni di rischio nel lavoro o meno. Quindi una policy è un sistema di incentivi. Noi non diciamo il passaporto a chi sta sotto i 50 e glielo togliamo se sei sopra 50. Suggeriamo di una tabella, diciamo, delle tariffe, dei prezzi differenziati, dei vantaggi differenziati a seconda dell'età, in modo da indurre le persone a fare la cosa ottimale tenendo conto, ripeto, delle informazioni che uno ha. Quindi queste sono le due cose che secondo me non sono ben chiare nel dibattito, no? Non vogliamo rinchiudere nessuno. Però, vorrei aggiungere una cosa, però, che secondo me è cambiata molto la situazione rispetto all'ultima volta che abbiamo parlato, perché questa è la ragione per cui siamo di nuovo a riparlarne. Cioè, la situazione è gravissima e vorrei articolare questa cosa, ma te mi stavi facendo una domanda, la stavi facendo a Carlo, quindi ti lascio parlare. Vai Michele. No, volevo fare una domanda a entrambi, perché adesso veniamo al punto, se vedete voi come rispondere. Adesso, nella versione però che dai tu, Aldo, questa sembra una forma di raccomandazione. Allora io, sia chiaro, io sono molto favorevole, sono stato fin dall'inizio, all'idea, se invece di terrorizzare, prima super tranquillizzare con superficialità, tanta è una roba di scimmie cinesi, poi terrorizzare, poi che bello, c'è il sole, c'è il mare, abbiamo vinto. C'era quell'altro che aveva pure fatto il libro, non so se avete letto che cazzo ha scritto il signor ministro della Speranza. Ecco, se invece di fare show business, come hanno fatto nella televisione italiana, si fosse spiegato, documentato, avendo gente come voi e altri a spiegare proprio come a scuola, come diavolo funziona sta roba, forse il meccanismo di dire, guardate, se avete il diabete, pesate 108 kg ma siete alti 1,70 m, e avete magari 45 anni o più, statevene assolutamente cauti, chiamate il medico, trovate maniere per, ok? E bisogna passare un pezzo di legislazione che dica potete fare meglio andare a lavorare, potete mettere un'aspettativa retribuita, perché ci vuole un pezzo legislativo, ok? Però così non è, e quindi la vostra proposta per essere implementata ha bisogno di meccanismi anche coercitivi, oltre a quelli informativi e di incentivo, o no, e dei criteri di selezione, cioè una maniera di dare l'intensità di rischio. Ma io differenzierei fra raccomandazioni, incentivi e proibizioni in scala crescente. Noi siamo sugli incentivi. Una multa è un incentivo. Se io ti dico non devi superare la soglia di velocità di tot, altrimenti paghi questa multa, questo è un incentivo. Non ti dico per favore non guidare sopra di una certa velocità, oppure se guidi sopra una certa velocità ti metto in galera a vita. Stiamo parlando di incentivi, no? Quindi incentivi differenziati a seconda dell'età. Nel modello noi la strutturiamo come incentivi differenziati, in modo che il valore per uscire o no, l'utilità che uno deriva da uscire o meno a seconda dell'età e delle condizioni cliniche che ha, cambia a seconda di questi parametri. Poi il modo in cui questo si traduce in policy dovrebbe essere fatto da quelli che la policy la possono fare veramente, non ci mettiamo a dire forse dovremmo fare, non lo so, la possibilità di starsene a casa a condizione di una visita medica che accerta che veramente hai questa condizione progressa e così via. Però la filosofia è questa, quella degli incentivi, né raccomandazione né costrizione. Questa io è come la vedo io. Carlo, ti d'accordo? Carlo, ci sei? Non so se sta meditando o se abbiamo perso la connessione con Carlo. No, è entrambe le cose. Stavolta dalla profondità del mio pensiero. No, dunque, un punto, adesso, Aldo ha concluso il suo intervento precedente dicendo la situazione è gravissima. Adesso cerco di darvi, io sono d'accordo e vi do la mia versione del perché. Il perché è che il problema, una delle cose che noi abbiamo notato
analizzando parallelamente il caso della Lombardia e il caso del Veneto, che sono due regioni che hanno avuto un outcome molto diverso nella prima ondata, è che uno dei problemi che si creano è la congestione ospedaliera e soprattutto la congestione ospedaliera, di nuovo, per le fasce di età che sono più a rischio. Allora, il problema è che in questo momento, se voi guardate i dati che stiamo avendo in Italia, c'è proprio un chiaro segnale che la congestione ospedaliera si sta verificando. Il problema è che, siccome tutti si concentrano sull'esito dei test e il numero di nuovi infetti disponibili ogni giorno, quella è una variabile che si riflette sugli ospedali con ritardo, cioè dopodiché quando c'è al picco degli infetti, il picco ospedaliero segue con 2-3 settimane di ritardo. E quindi la situazione siamo su un trend che per certi aspetti è anche più preoccupante di quello di marzo, perché la mortalità ha una non linearità, cioè nel momento in cui gli ospedali diventano congestionati la mortalità aumenta. E questo è il caso che purtroppo abbiamo osservato in Lombardia con i casi di Bergamo e delle zone più colpite nella prima ondata. Quindi questo è uno scenario assolutamente da evitare ed è uno scenario che si sta concretizzando, secondo me, nei dati, e per cui è importante essere coscienti di questo fatto. E l'altro punto è che... No, però aspetta, Carlo, però... Scusa. Però non mi stai rispondendo alla domanda, faccio il giornalista anglosassone. Sir, okay, we agree, the situation is serious, but I'm asking how do you enforce your policy, how do you implement your policy? How do we convince, quante persone volete mettere, come dire, sotto guardia? E come risolviamo il problema della coabitazione, e cioè del posto in cui c'è una famiglia, due figli, padre e madre e una nonna che purtroppo ha anche il diabete e 82 anni. Mi sa che Carlo ha una brutta connessione, vero Carlo? Possibile, sì. Te mi senti? Io ti sento, ti vedo perfettamente, però mi è sparito Carlo. Carlo, tu ci senti? Oh, oh. Niente, il professor Fabio è diventato un po' età beta. Comunque, vabbè, allora aspettiamo se torna Carlo, si inserisce. Sono tornato. Eccolo qua, lasciamolo pure, non visual. Perché non so per quale ragione credo aver poca banda, non ho sentito quello che stavi dicendo. Io stavo insistendo sul fatto, sono d'accordo che la situazione sia seria, ma vorrei capire come pensate concretamente di implementare la vostra policy, perché se andiamo semplicemente per età, ho capito, cioè non possiamo dire semplicemente al policy maker che ascolta, noi ti diciamo che l'obiettivo devi raggiungere affari tuoi, occorre dargli qualche criterio in più. Quindi se noi diciamo semplicemente fai misure che isolino gli over 65, lui ti dice, ok, se non sbaglio sono 8 milioni di persone. No, forse gli over 70 sono 8 milioni, non mi ricordo, bisogna andare a guardare. Sì, però è una frazione piccola della persona in età lavorativa, quindi il problema diventa molto più... No, vabbè, d'accordo, ma il problema non è solo quello, perché, come abbiamo visto, i luoghi di lavoro non è che siano granché contagiosi, sono molto più contagiosi i trasporti, le situazioni di interazione sociale pubblica e l'ambito familiare. E quindi il vero problema da affrontare dal punto di vista operativo è quello paradigmatico della famiglia tipica italiana. Non è più così tipica, però ce ne sono svariati milioni di nuclei familiari fatti così. Padre, madre, magari anche uno solo di due se c'è stata una separazione, un figlio, due figli e uno dei nonni, a volte due. E uno dei nonni ha 82 anni, io dicevo, la signora ha 82 anni, è vedova e c'ha pure il diabete serio. A quel punto cosa succede? Com'è che proteggi quella nonna dai suoi familiari visto che vivono in 112 metri quadrati? Cioè cos'è che occorre fare dal punto di vista... Scusa, Carlo non c'è, provo.
In quelle condizioni, nella condizione della famiglia che descrivi te, bisogna dare incentivi alle persone che forniscono il reddito per quella famiglia di assentarsi dal lavoro se è necessario. Ci vuole una politica per avere delle luoghi di residenza che sono isolati. Però prima di parlare di questo, secondo me dovremmo cominciare a pensare qual è l'orizzonte temporale che abbiamo davanti, perché secondo me questo è un po' cambiato nell'ultimo mese. Mi riferisco in particolare alle notizie che arrivano su quanto sia persistente la risposta degli anticorpi e la discussione che c'è stata sulla cosiddetta herd immunity. A me sembra che ora che la herd immunity sia non più feasible, non più fattibile, e i dati che ci stanno arrivando sulla persistenza della risposta degli anticorpi, quindi dell'immunità che acquisisci dopo essere stato infettato, sia debole. Le stime peggiori sono che il picco viene raggiunto dopo 3 settimane e poi si comincia a scendere. Se questa è la situazione, vuol dire che abbiamo davanti a noi... Ma non è quella la situazione, questo è qualcosa che... Io non andrei lì, perché non abbiamo qui nessun esperto, però posso rimandarvi a un'intervista che trovate con un top immunologist sull'argomento, e l'evidenza va a stare alle fonti e non leggere gli articoli di giornali. Allora, la persistenza di per sé, la siero positività 3-5 mesi dipende dai campioni. Il fatto che però, a parte che qui siamo a livelli più o meno di influenza, ecco, di nuovo non c'è niente di particolarmente strano, se quello che ci si immagina è una forma di immunità paragonabile a quella del morbillo o anche solo di altre malattie di questo tipo, nessuno l'ha mai pensato. C'è un'evidenza sperimentale sostanziale, adesso non mi aspettavo tirassi fuori questo argomento, quindi se vuoi vado a cercare le reference, perché l'ho ricercata con dei colleghi che ci lavorano, che in realtà c'è una memoria molto più lunga, tant'è che c'è questo fenomeno di una di fatto immunità, anche se non appare sieropositivo, indotta da T-cells memory per coronavirus precedenti, che a seconda dei campioni può influenzare 30-40. C'è un campione tedesco di donatori di sangue dove l'80% è di fatto immune. Quindi, però non so se voglio legare le due cose. Non vedo. Il mio punto è, voi avete fatto una proposta, com'è che la implementiamo? Io non so cosa ne pensa Carlo, perché di questo non abbiamo ancora discusso, perché queste sono notizie nuove. Io mi riferisco all'articolo che sono uscito ora, Nature Microbiology, sì, o le stime che dicevo mi riferivo a quello, non le ho trovate sui giornali. Io non so se ci vogliamo entrare, però certamente è una questione importante, perché secondo me abbiamo affrontato l'inizio, la prima ondata dicendo l'estate forse ci aiuta, verso l'autunno, inverno arriva il vaccino, dobbiamo superare questo scoglio, dopo le cose si sistemano. A me questa prospettiva sembra che si stia allontanando. Allora, le policy che metti in cantiere possono essere di emergenza, così, di tampone, se pensi che la cosa duri qualche mese. Se invece dura diversi mesi, allora le policy che metti in atto sono diverse. È una specie di investimento che devi fare. Questa era la ragione per cui ho introdotto questo tema. E la preoccupazione che io ho è l'emergere di questi dati che dicono che sulla herd immunity non veramente... Allora, non se la ragione è quella, io sono d'accordo, cioè io faccio parte del gruppo che ha detto guardate che questa roba resterà, punto, e tutti quelli che lavorano sui vaccini mi dicono se facciamo un vaccino al momento, il meglio che possiamo sperare è un'immunità di 6 mesi, un anno. Andrew, l'altro giorno che ci lavora, mi ha detto, ma guarda, c'è qualche speranza che in un second round si arrivi a 2-3 anni, però nella misura in cui questo virus è endemico globalmente, quello comunque non ti dà, insomma, non abbiamo l'idea di avere una vaccinazione stile polio al momento e a europei. Quindi, indipendentemente da quanto esista, se volete cerchiamo un po' di dati più recenti di quanto possa funzionare l'immunità naturale, la scelta di politiche di lungo periodo sono totalmente d'accordo con voi. Non credo che nessuno si illuda che resistiamo fino a dicembre o gennaio e poi tutto risolve.
Cioè, chiunque lo dica, vai, i politici lo dicono, ma mi sembra una bugia, ma proprio papale papale, quindi è ovvio che ci vogliono politiche di lungo periodo per la gestione del virus. Michele, in termini di implementazione di politiche di separazione generazionale, secondo me è evidente che la classe su cui va imposto la separazione sono i giovani e ti faccio due esempi. Le università stanno passando online e stanno chiudendo i pensionati. Secondo me ci sta benissimo a fare didattica online perché per proteggere i docenti che sono la classe più a rischio, ma chiudere i pensionati è un errore, perché in realtà secondo me si dovrebbe incentivare gli studenti a stare in pensionato e a vivere tra di loro lontano da casa. E queste politiche secondo me sono implementabili con costi bassissimi. E io noto nelle università milanesi che i pensionati, la tendenza è chiudere i pensionati e la tendenza è, come si passa online, tutti gli studenti tornano a casa con la famiglia. E questo è un risultato che si potrebbe benissimo evitare. Andrei Chino ha fatto proposte più drastiche, che sono quelle di sfruttare gli alberghi che sono vuoti per ospitare i giovani che non possono trovare casa separatamente dalla famiglia. Però l'idea, secondo me, è di chiedere la mobilità piuttosto ai giovani che non agli anziani. E questo rientra in politica. Io sono completamente d'accordo, sia chiaro. Che non... Beh, io vi sto cercando di spingere in questa direzione. Cioè, vi sto cercando di spingere, nel senso che, guardate, io credo che oggi, lasciamo stare che dietro c'è un certo grado di disonestà intellettuale. Okay? Cioè, nel senso che persone come voi e come noi, ma una minoranza, chi che aprile, maggio, ma già a marzo, dicevamo, inutile pensare i lockdown generalizzati, occorre attivarsi, studiare, implementare policy di separazione, di protezione differenziata, guardando dove ci sono i rischi, i costi, i benefici, siamo stati trattati a pesci in faccia, vi hanno ignorato, insomma, eccetera, eccetera. Adesso, no, è ovvio, però, perché adesso la nuova stadio, certo avete detto una cosa ovvia, però non si può fare, ok? Perché richiede troppo. Ora, il troppo in termini monetari, togliamolo di mezzo, siamo tutti e tre economisti, sappiamo che è una balla, no? Una balla, perché se la protezione anche qua butto un numero gigantesco, se tu pensi al fatto che questo tipo di lockdown è costato all'economia italiana qualcosa come 200 miliardi, ok? Beh, signori, giusto, se anche questa l'operazione Favero, Ichino, Rustichini in ordine alfabetico mi costa 50 o 100, comunque ne ho risparmiati un tot, giusto? E mi sono anche risparmiato dei morti, quindi ho double whammy. Quindi buttiamo via questo argomento, che è un argomento di lana caprina. Però occorre dire come farlo. Cioè, una cosa che mi viene in mente è, di fatto, se si fa una decretazione d'urgenza, però concertata con le regioni, non vedo perché su questo, di scambio di informazioni e centralizzazione, le ALS hanno di fatto le storie cliniche di tutti i cittadini italiani. Ora no, spero che vi sia un minimo di compatibilità informatica nei database e che quindi sia possibile costruire i database centralizzati in cui incroci i dati e ti estrai le classi di equivalenza di rischio. Io comincerei così. E dopodiché comincerei a pensare alle policy del tipo quelle che diceva Carlo, appunto gli alberghi vuoti. Molti giustamente hanno detto, scusate, avete chiuso gli autobus turistici, li avete messi in cassa integrazione e li avete mandati a casa a fare niente. Nel contempo avete gli autobus e le metropolitane delle città nelle ore di punta strapieni e che cazzo, moltiplicate e prendete questi, mandateli a fare il servizio, no? Dei pendolari alla mattina. E Michele, moltiplicando gli autobus si potrebbe anche fare due servizi separati, eh? Cioè tipo l'autobus, certo, esatto, l'autobus. Quindi occorre ragionare su questo, puoi decidere delle fasce orarie, ma quello che io vi sto chiedendo è di spingervi in questa direzione, ragazzi, perché altrimenti il neofariseo dice sì vabbè d'accordo, siamo d'accordo, bella forza, certo, però tanto non si può fare, quindi lockdown generalizzato.
Vi ho ammutito, no? Non volevo essere critico, io volevo stimolare, nel senso che a me, io sono d'accordo con l'obiettivo, quindi... No, no, hai ragione, forse il prossimo passo sarà quello di quantificare veramente quanto si perde, in perché i 200 miliardi che dicevi sono per un lockdown che è durato qualche mese, se ora chiudiamo a novembre e riapriamo a marzo il danno sarà molto peggiore. Quindi fare i conti di quanto ci possiamo permettere per evitare questo disastro. Il costo è immane, quindi l'argomento che dice costa troppo io lo scarto. Ok? Cioè, nel senso che mi metterei a ragionare a cos'è che c'è da fare. Ho fatto l'esempio anzitutto di costruire le classi di equivalenza di rischio e poi bisogna vedere i provvedimenti, no? Gli hotel di cui diceva eccetera. Poi faremo il conto. Se sta roba costa 50 miliardi o ne costa 18, 7, 11, ne hanno appena buttati via altri tre con Alitalia, si impiccassero. Cioè, voglio dire, tra bonus del... Mi hanno detto che non posso parlare in Veneto su YouTube, se no ci cacciano. Ultimamente parlo molto in Veneto. Sono da troppo tempo in Veneto, ragazzi, ma devo tornarmene negli Stati Uniti. Però quindi io credo che occorra fare pressione e io un invito insomma, di pensare alle policies, gli orari differenziati per i supermercati, gli orari differenziati per i trasporti pubblici e poi c'è il grande problema, gli ultimi dati, non so se avete visto, tra l'altro dicono che il 50-60% buono della mortalità sembra essere letteralmente RSA. Io a giorni dovrei intervistare il presidente dell'RSA del Veneto, che è anche presidente della Fondazione Marzotto, si occupa di assistenza alla terza età, il quale è disperato, ha scritto a praticamente l'intero Parlamento, l'intero governo, chiedendo provvedimenti, arriva Andrea, chiedendo provvedimenti e ha ricevuto risposte picche, mentre la mortalità in questi luoghi è altissima. Andrea, lui cosa proponeva? Lui proponeva qualcosa? Sì, beh, lui ha bisogno, il suo problema è nel Veneto siamo riusciti a fare abbastanza bene, ha detto le RSA le abbiamo abbastanza ospedalizzate, però non riusciamo più a ospedalizzare adeguatamente perché è costoso. Abbiamo bisogno di personale, occorrono turni particolari e soprattutto occorre, questo è un problema che ho verificato anche in Spagna, che spiega parte della mortalità particolarmente alta in Spagna c'è un problema di isolamento del personale. Sì, ecco, questo è possibile isolare il personale che no. Interagisce con sezioni geriatriche è obiettivamente un super killer. Non è colpa loro, no? Non è che c'è un problema di intenzionalità. Però è chiaro, se tu sei un infermiere che entra in contatto con 80 pazienti malati di diabete al giorno e per caso l'hai preso e tu ne ammazzi 53 e non te ne rendi conto. Quindi qui c'è tutto un problema. Andrea, stiamo discutendo su come implementare la vostra idea. Capito. Ma nello specifico alcune delle proposte che abbiamo scritto specificamente, quella per la scuola, i bus, i trasporti, supermercati, queste mi sembrano fattibili, giusto? Avete per caso riflettuto sul perché queste cose le abbiamo scritte a marzo, ma solo adesso improvvisamente hanno risonanza? Indirettamente, secondo me, perché tutti si stanno rendendo conto che la speranza che questa cosa sparisse quest'inverno è svanita. Cioè, tutti ci stiamo rendendo conto che questa cosa durerà abbastanza a lungo e che quindi misure di breve periodo eroiche, poi alla fine abbiamo il vaccino, questa cosa si risolve, queste non sono più fattibili. Secondo me nell'ultimo mese questa cosa è emersa alla coscienza collettiva degli italiani. Questo è un problema che non se ne sta andando. E quindi bisogna ripensare da politiche di emergenza, quindi per definizione di breve periodo, a politiche di lungo periodo. E più si ritarda questo progetto, più si fanno dei danni enormi.
sia alla salute che all'economia. No, questa è la ragione, sembra ovvia. Sì, sì, probabilmente questo colpisce appunto la scarsa lungimiranza cioè finché la popolazione che pensa in questo modo, sì, ma che il governo non avesse già capito a marzo o a maggio che questa cosa non andava via, cioè avevamo l'esperienza dell'influenza della spagnola del 18 con tre waves. Avevamo ogni indicazione che questo fenomeno continua nell'inverno da quello che è successo nel sud del mondo. È sorprendente che nessuno ci avrebbe pensato prima, che queste misure vanno prese per tempo. Un po' abbiamo anche imparato dei parametri, no? Cioè, delle cose erano ignote, ora le sappiamo un po' meglio. Per esempio, il sistema sanitario, secondo me, sta rispondendo molto bene, meglio che in primavera. Abbiamo imparato diverse cose, abbiamo imparato a gestire questa malattia, però il fatto che il tasso di infettività rimane, che la risposta anticorpale è debole, ci sono diversi fattori che sono abbastanza nuovi. Sì, nessuno si aspetta, ma mi pare che la seconda ondata, come si sta profilando, sia nel range peggiore delle nostre previsioni. Sì, sì, sì. È ancora presto per dirlo, ma potrebbe avventurarsi in quel range lì. Sì. Quindi, insomma, io sono d'accordissimo per criticare tutti, ma la situazione è un po' più seria di come si poteva pensare a maggio. Sì, l'altra cosa che a me colpisce molto è nelle reazioni anche che vedo in questi giorni a quelli che scrivono, mi dicono, mi intervistano, c'è un contraccolpo psicologico maggiore da separare i giovani dagli anziani. A parte che noi siamo abbastanza attenti a dire separare e non isolare, non stiamo parlando di reclusione degli anziani necessariamente, ma soprattutto di prestare attenzione a evitare i contatti inutili. Ma non credo che un nuovo lockdown avrebbe un contraccolpo inferiore, quindi davvero non si fa fatica a capire perché. Cioè, forse che la gente pensa che sia evitabile un lockdown senza prendere queste ipotesi. Se vuoi la mia opinione è molto cinica, visto che vogliamo andare sul perché, io sono dell'opinione che ci sia, se non una maggioranza, senz'altro una minoranza molto organizzata e molto rumorosa che vuole il lockdown. Finisci la tesi cospirativa. Non è cospirativa, non c'è nessuna cospirazione. Visto che siamo quattro colleghi, è pure sense of coordination equilibrio. Uh-huh. Per un grande numero di persone, fondamentalmente, è una condizione preferibile, date le circostanze, ovviamente, a qualsiasi altra soluzione. Perché una soluzione di non alternative, ci sono delle persone che di fronte, anzitutto persone estremamente impaurite, quindi come si commentava prima di ipocondria diffusa. E poi ci sono persone in cui i livelli di reddito non cambiano in seguito al lockdown, no? Sono tanti, in Italia ci sono 16 milioni di pensionati, eccetera. E questo è vero. Almeno oltre ai dipendenti pubblici ci sono anche i privati, ce ne saranno altri 6, 7, 8 milioni di lavoratori, siamo arrivati a 25, se poi ci associate i coniugi, come vedete abbiamo già la maggioranza, i cui livelli di reddito illusoriamente, perché se questa cosa continua ovviamente poi è un'illusione, però per il momento non sono stati alterati. A questi gli riduce anche l'effort lavorativo, se lo mischi con un minimo di paura, hai una quantità vasta di persone che preferiscono, date le circostanze di lockdown, a qualsiasi altra soluzione. Quindi a mio avviso c'è una domanda sociale di questo, e quelli che reagiscono e che sono danneggiati al lockdown sono una maggioranza in modo evidente. E anche plateale, se tu parli con psicologi e psichiatri, che ne dicano l'impatto dannoso, specialmente sui giovani, di rinchiuderli a casa, di privarli della scolarizzazione, c'è, è già evidente, ma ovviamente questo è negato nel dibattito pubblico che invece li ha trasformati negli untori. Quindi a mio avviso la risposta alla domanda di Andrea è questa, c'è una domanda sociale, il lockdown, che purtroppo è una domanda mia,
Però per rispondervi occorre usare appunto argomenti come quelli che state cercando di spingere voi, che sono, cioè devono essere robusti, però devi anche dire come si fa, perché io insisto, va detto come si fa. Io sono cinico quanto te, forse di più, ma una nota di ottimismo è che se il tuo reddito è inalterato da un lockdown o meno, il tuo reddito è inalterato anche se c'è una politica differenziata sulla base di età. Quindi capisco che queste persone possano non essere preoccupate da un lockdown, però non vedo perché dovrebbero essere opposte. Beh, per due ragioni, perché se tu mi dici nella misura in cui nell'arco di 3 mesi, ci vuole un po', non è che lo fai, io costruisco una situazione per cui ho un alto grado di confidenza, proteggo quelli che hanno una probabilità, cioè, di case fatality rate superiore a, ditemi voi un numero, l'1%, 2%, ok? Case fatality, ok? E quindi mi sto proteggendo. Quindi tutti gli altri, mascherina, ma ritornare a una vita normale, di lavoro, eccetera, molti dicono, e che cazzo, questo mi vuole far andare a lavorare. E poi per di più devo mettermi una mascherina, girare continuamente, stare a lavorare, e poi mi ha anche detto che mio nonno, o mio padre, o mia madre, che amo vedere e avere a pranzo, non lo posso vedere perché li hanno messi in un hotel molto buono, dove li tratto benissimo, però sono isolati. A me sta roba non va. Ti spiego subito perché qualcuno. Cioè, parlo su esperienza personale di gente che mi ha risposto: sei Mengele, sei un cinico nazista, le tue proposte sono da. Ovviamente ti danno alternativamente del nazista, del comunista, del musulmano, Tu dell'appestato. noi nell'articolo quest'ultimo perlomeno abbiamo prestato particolare attenzione a dire dove è possibile. Cioè, i miei genitori non ci sono più, ma se ci fossero ancora nel periodo in cui stavano male, hanno bisogno di assistenza, c'era poco da fare, l'assistenza gliela dovevamo dare noi figli. Il punto però è che ci sono tanti incontri tra giovani e anziani che si possono evitare. E mi sembra che noi abbiamo cercato di dare degli esempi, ma se ne potrebbero dare anche molti altri. Sono esempi applicabili e abbiamo detto, è sorprendente che di tutte le prescrizioni che le autorità sanitarie danno, metti la mascherina, stai a 1 metro, gli ombrelloni distanziati, eccetera, nessuno abbia mai detto che è più pericoloso un pranzo in cui mischi un giovane e un vecchio piuttosto che un pranzo di 12 giovani. Cioè, è l'assenza di attenzione alla dimensione età che colpisce. Poi, questo nessuno di noi ha mai sostenuto che si debba separare, diciamo, rigidamente con l'esercito i giovani dagli anziani. No, questo è ragionamento, Andrea. Infatti, noi avevamo insistito sul fatto che l'idea è di disegnare incentivi più che di forzare la gente a fare. E di Esatto. informare la gente sui rischi di cui la gente. Quando si fa vedere quel dato sulla mortalità per fascia d'età, la gente è sorpresa, non lo sa. Non lo sa. E poi penso solo oggi abbiamo trovato i dati sui ricoverati in terapia intensiva per fascia d'età e anche quelli confermano pienamente quello che abbiamo detto. Se ricordo bene, abbiamo visto che 1 su 7 ha meno di 50 anni. Quindi. E ragazzi, adesso che vi faccio una domanda, visto che abbiamo praticamente fatto, stiamo facendo un piccolo brainstorming, di dati che incrociano, se ne parlava un po' prima di registrare, ce ne sono o meno? Perché ovviamente per portare avanti seriamente il lavoro che voi avete in mente, c'è bisogno almeno di un campione decente che incroci età, sesso, e condizioni sanitarie. Ovviamente di nuovo ce l'avrebbero. E se i dati venissero centralizzati, anonimizzati e messi a disposizione dei ricercatori, cosa che alcuni di noi chiedono, è forse il caso di chiedere di nuovo con forza da parte della comunità economica, anzi economica, da parte della comunità di scienziati che sono in grado di studiare queste cose, no? Le persone che possono fare un lavoro statistico serio su big data, perché
suppongo che quella sia l'unica maniera di costruire degli obiettivi classi di rischio. Quello che io parlo per ho avuto ben 3 amici della mia età, quindi 64, anzi uno più vecchio, che l'hanno avuto e tutti l'hanno tranquillamente, siccome erano tutti molto sani, molto atletici, tutti tranquillamente sfangati, addirittura a livello asintomatico. Cioè, si sono scoperti positivi per una serie di catene, no? Qualcuno era positivo che loro avevano incontrato, quindi sono andati a farsi il test e sono tutti, diciamo, ufficialmente guariti, senza neanche... L'uno ha avuto la perdita dell'olfatto, ma insomma, nient'altro. Quindi suppongo che ci sono delle caratteristiche in cui la rischiosità è molto bassa anche se hai 65 anni. Dicevo, quello che dici si può fare incrociando i dati ASL, no? Garantendo l'anonimità. Se non vuoi anche sapere, se non vuoi anche fare dei test per vedere con che probabilità vengono infettati, con che probabilità recuperano, questo è disponibile con dati già esistenti. Anche penso ci siano informazioni sull'attività lavorativa, che sarebbe l'altra dimensione importante. Quindi questa è una delle cose da fare, l'altra quella del panel di cui parlavamo all'inizio, però dovremmo avere ben chiaro qual è la dimensione del panel, il numero N del panel, perché mi preoccupa il fatto che quando poi si va a fare le cellule più piccole, se sei infettato, se vai in terapia intensiva, le osservazioni diventano molto piccole. Cioè già su, non lo so, prendi 100.000, poi riguardo a quelli che si infettano, il numero è già molto piccolo, quindi se è veramente un panel random, il numero deve essere grande, dobbiamo fare un po' di conti, ma questa è un'altra cosa che potremmo fare come scienziati sociali. E poi l'altra cosa, sì, è vero, bisogna fare... Questo lo sapete fare, specialmente Andrea e Carlo sanno fare meglio di me, non so cos'è una dimensione di una cosa che ti permette di seguire dinamicamente. E questa è una cosa che si continua a chiedere, l'Istat continua a non farlo ed è pazzesco, perché l'unica cosa che hai sono i risultati dell'Istituto Superiore di Sanità, però i risultati del Superiore di Sanità sono bias, sono campioni per l'Istituto Superiore di Sanità, non ovviamente esamina tutti i referti, eccetera, eccetera, e quindi, infatti, devo dire, molti medici tendono a usare le statistiche dell'ISS e come se fossero unbiased, invece bisogna continuamente spiegargli, ma occhio, fermo a tutto, non lo sono. Voi avete, io no, questo proprio non ho conoscenza. Anch'io, ma non è facile organizzare questo tipo di raccolta dati oggettivamente su campioni. Non dire queste cose. Tutto è possibile agli uomini di buona volontà. Sì, sì, no. Non facile. Comunque è d'accordo, certo, certo. È bellissimo, è vero che ci conosciamo, questo è diventato un seminario, è cominciato come un'intervista, è diventato un seminario. Cioè, qualcuno c'ha una whiteboard, cominciamo a vedere. Carlo, sei stata aperto? Mi sono segnato tutto rigorosamente. Vabbè, no, allora adesso magari poi continuiamo a parlare come concretamente si fa. Qualcos'altro che volete dire sulla rilevanza di guardare questo? Io sono totalmente a favore, per questo spingo, e voi ci avete pensato, quindi anche per quello vi rompo le balle con le domande. Ah, una cosa che secondo me è utile, su cui è utile riflettere, potrebbe essere la seguente. No? Si parlava prima di mettere incentivi o anche negativi. Una delle cose che ci si potrebbe chiedere è ma perché non c'è stata una reazione indipendente dagli incentivi? Cioè, perché la gente, vedendo la mortalità, non ha reagito e ha cambiato il suo comportamento. Noi abbiamo provato a mettere nel nostro modello
diciamo, questa risposta behaviorale. Quindi abbiamo un modello epidemiologico che tiene conto del fatto che quando tu vedi tanti morti, la situazione è diversa di quando ne vedi pochi. E comunque cioè la risposta behavioral attenua, ma non cambia. Attenua, diciamo, la concavità del trade-off, ma non cambia sostanzialmente il messaggio fondamentale del paper. E quindi anche in presenza di risposta behavioral, la policy di incentivi sembra essere importante. Policy differenziate possono essere molto rilevanti. Vero è che finora, a causa dei dati che avevamo disponibili, noi la risposta behavioral l'abbiamo stimata su un agente medio della popolazione. Non abbiamo potuto stimare la risposta behavioral come avremmo voluto sulle diverse fasce di età, e questo potrebbe essere una cosa interessante su cui pensare per il futuro, perché bisognerebbe capire quanto le persone sono coscienti del rischio che corrono, e se lo fossero, noi lo osserveremmo nella risposta behavioral attraverso diverse categorie di rischio. Io stavo guardando ai dati dell'ISS e la distribuzione dei casi per fasce di età è cambiata molto fra marzo e settembre. La frazione di quelli sotto 50 anni è passata da intorno al 25% e ora intorno al 70%. Quindi questa è, visto che non abbiamo avuto policy per differenziate per età, è sostanzialmente una risposta behavioral, va nella direzione giusta. Cioè, stavo pensando alle persone, le cose che stiamo suggerendo noi le stanno già facendo per razionalità. In parte però, perché se guardi l'età della mortalità è cresciuta. Com'è? Stavo parlando della distribuzione di infetti. Ah, di contagiati sì. Ma anche la morte, e quindi per forza un po' deve cambiare anche la distribuzione della mortalità. Se gli anziani improvvisamente stanno attenti e i giovani un po' meno, qualche giovane purtroppo. Ma da quello che ho visto sono successe due cose diverse: si è spostata a sinistra l'età, la distribuzione dei contagi, si è spostata leggermente a destra quella dei casi fatali, cioè dei decessi. Conditional poco, sull'età. Ma adesso dovrei andare a guardare, ma... Conditional sull'età. La probabilità di morire una volta infettato fascia di età. Just the distribution of frequency. Age on the horizontal axis, frequency on the vertical. Yeah. Una misura i contagi, si è spostata a sinistra. Quella misura i decessi, si è spostata leggermente a destra. Secondo me non è stranissimo, nel senso che semplicemente dice siccome si sono migliorate le terapie semplici, gli interventi, i casi, diciamo così, non drammatici, li gestisci meglio, hai migliorato un po' il grado di successo nelle età più basse, che forse sono anche quelle meno gravi in termini relativi. I casi gravi non sai proprio come gestirli. Quando uno ha 4 patologie, 85 anni ed è debolissimo, sta già in geriatria, o lo becchi subito oppure hai un problema serio. Ovviamente si fanno anche più tamponi. E ovviamente si fanno enormemente più tamponi. Infatti adesso non lo so, anche quella è una cosa da capire, però questo non possiamo capirlo noi perché purtroppo non c'è informazione che venga centralizzata e data quanto random a questo punto è il tampone. Cioè viaggiamo a circa 120-130 mila tamponi al giorno, con un tasso di positività che si è avvicinato al 20%. L'ha superato abbondantemente. L'ha superato adesso? Sì, ecco, l'ultimo, siccome continuava a salire, si sta avvicinando visto, era 18 e rotti, che tra l'altro dice anche che ormai, piaccia o meno, durerà anche poco l'immunity, but we are straight into herd immunity. A path che funzioni, che non funzioni, non lo so, però lì stiamo andando, Questo è un fatto, indipendente dal fatto che tu pensi che sia utile o meno. No? Occorrerebbero i 2/3 della popolazione, però, infatti. Se la mettiamo a 60-70... Esatto. No. Te la metti a 40? Ragazzi, cioè adesso davvero stiamo facendo il seminario, ma va benissimo, dopo se avete tolto, perché insomma... Anzitutto, io vorrei sottolineare che
la nozione di herd immunity è una nozione continua. E la cosiddetta threshold ha a che fare con l'R minore di 1. Come sappiamo tutti quanti, fra un R a 1.5 e uno a 1.05 sono entrambi maggiori di 1, però io non so perché, sarò anche matto, ma preferisco il secondo. Ok? Quindi è una funzione continua. E poi i calcoli degli R sono tutti basati su, quindi della herd immunity, threshold sono tutti basati su R without response. E quindi a fronte di un response comportamentale il valore ti cambia. Beh, inutile andare a citare le stime positive, ma quelli con la portoghese, col modello dove gli agenti sono eterogenei, molto bravo, devo trovare il mio tempo per intervistare, se avete visto, questa signora epidemiologa, Cabrale, si chiama, cioè lei lo piazza al 25%. I believe she's way out on the other side. Beh, sto semplicemente dicendo che un paese che viaggia al 20-21% di tasso di positività, o il campione è ancora molto biased, e allora non dice niente, però a 120.000 persone al giorno per 20 giorni fa 2 milioni e mezzo. Non sono esattamente brisco, no? No, no. Però siamo sotto quelli, vabbè. No, no, siamo a 120-130.000 test al giorno. Ma test, non positivi. No, i positivi la persona che ha detto. Carlo, quanto sono esattamente tu che l'hai visto? Ma, credo che varia di giorno in giorno, però sono, certo, fai 25. Viaggiamo a 25, quindi cazzo è cresciuta, sì, la grande. Però il fatto è, non so come volete interpretare, a me sembra, penso, un modellino, se il tasso di positività mi cresce tutti i giorni, vuol dire che l'oggetto si è già sparato. Mi sto correndo dietro, fondamentalmente. Ma tasso di positività è la frazione di positivi su tamponi, questo? Però dipende molto da quanto, ovviamente, no? Da quanti tamponi fai, insomma. Sto guardando ora, in Italia a ottobre è aumentato moltissimo, quasi raddoppiato. Però se raddoppi il numero di tamponi e ti si raddoppia... Allora facciamo bene il seminario allora. Vai, vai, parla. Se la facevo in diretta avevamo 5.000 persone che guardavano, 4 che guardano il computer e mormorano. Va bene. Mormorano. Interrompiamo, facciamo. Alfa, beta, gamma. Vabbè, l'agenda è set. Io vado a difendere la vostra idea, se vi interessa alle 9 in diretta su Cerbero, Twitch channel, c'è Boldrin che vi difende in una delle audience più dure, con un signore che si chiama Entropy for Life che cercherà di massacrare. Entropy for Life? Wish me well. Ed è Cerbero, uno di questi canali YouTube molto di successo fra i giovani, giovanissimi, condotto da un gruppo di giovanotti, io trovo simpatici, ma che, come dire, nei seminari del CPA di solito non incontrato. Bene, grazie mille Michele. Avete in programma ulteriori attività? Stiamo lavorando sul paper e sul modello. Quindi... Presto ci sarà la nuova versione. Io che sono cosciente del vostro status nella professione, in particolare in Italia, vi invito a farvi portavoce una richiesta forte alle autorità statistiche perché facciano queste cose sui dati che per esempio abbiamo menzionato qua ed altri, perché non le stanno facendo. C'è una massa di intelligenza collettiva che potrebbe essere usata per aiutare il paese che non viene usata. E finché non mettono a disposizione i dati, ovviamente noi possiamo stare qua a chiacchierare e lucubrare, ma non possiamo lavorare.
Certo, ahimè, questo è... Ragazzi, grazie. Bene. Grazie a voi. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao Michele, stai bene. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, caro, ciao, ciao. Ciao.